trasferta a Ferrara per vedere Spalcrotone, viene anche il signor Montefusco, colui che benedice le Tsushida con il sale. È stata una trasferta bellissima, cioè, il Crotone ha giocato bene, molto bene. E mi sono piaciuti in tante, sì, cioè come sono stato messo in campo. E l'aspettava il gol di Simi? Prima o poi deve venire, perché è uno che fa movimento, potrebbe fare di più, ma ci accontentiamo di quello che ha fatto. Ha fatto un gol bellissimo, è stato memorabile, cioè, quella precisione che ha avuto per fare. Da grande calciatore. Per lei è stata la prima trasferta quest'anno? Sì, quest'anno è stata la prima trasferta ed è stata positiva, abbastanza positiva. Complice suo figlio che abita a Dove? Prima perché sono andato a trovare, ci siamo incontrati con mio figlio che abita a Cento, in provincia di Ferrara. A Cento, provincia di Ferrara. E mio figlio specialmente la seguo dappertutto. Quando è tornato lei poi? Quando è tornato? Quando è tornato? No, sono... Lei? Io quando sono tornato, cioè, dal viaggio, sì. È lunedì mattina alle 6:30 e abbiamo fatto un bel, insomma, ne è valsa la pena. Lei ha camminato per Ferrara vestito rosso-blu? Certo, naturalmente, no, sono comportato abbastanza bene. Si meravigliano del campo di Crotone, no? Noi abbiamo un gioiello di campo, loro, c'è un campo, diciamo, piccolino, stretto. Lei stava stretto lì? No, cioè, si vedevano da vicino i giocatori. Quindi ha visto da vicino Simi il gol. Poi sai qual è che è stato il bello? Che doveva entrare nelle case, era chiuso tra le case e lo stadio, sicuramente di Crotone. Cioè. Quindi ha visto qualcuno che si affacciava? Sì, tutti qua, no, proprio nelle, a dove abitano la gente, c'è il, dove passano tutti i tifosi. Sì, ho capito. È diviso. E con le case intorno, cioè con tutte le... Sosta della Nazionale, il 15 ottobre gli squali incontreranno il Toro di Siniša Mihajlović. L'anno scorso non ci siamo dimenticati l'intervista che ha fatto dicendo che c'erano due gol in fuorigioco e un gol, un rigore al Crotone non dato. E lui non mi interessa affatto. Ha detto una frase offensiva che non ci interessava di quello che succedeva. E dobbiamo attaccare a lui perché lui non merita stare nella società. Bisogna accettare il pro e i contro e non bisogna offendere nessuno. Quando gli fanno un torto, a lui si ribella, si fa, vuole picchiare quello, vuole picchiare quell'altro, al giocatore suo lo maltratta. Il birichino. E birichino. E per finire, come si dice? Benevento va a cagare. Cantando. E fino a quando possiamo cantare, e Benevento va a cagare. Crotone. E il sale ci sarà sempre. Finché c'è vita, il Serafele è sempre presente. Sempre che sono a Ferrara, ho buttato il sale e si sono divertiti tutti quanti. Si sono divertiti? Tutti, mi hanno applaudito tutti quanti, hanno fatto. Cioè, gli spallini sono stati molto gentili tutti, cordiali, cioè, non c'è stata nessuna rivalità. Sale di baccalà o sale marino? No, sale marino. Baccalà ormai ha fatto la sua stagionata. Cosa vuoi dire dello zio Raffaele? Che è il mito, un bomber, il bomber di tutti. Il bomber? Sì, il bomber del Crotone. Tu ce l'hai il sale quando vai allo stadio? No, ce l'ha lo zio Raffaele. Ciao ragazzi, ciao. Le vogliono bene? Sì, tutti quanti mi vogliono bene, mi stimano e si divertono. Cioè, io quando vado in trasferta mi diverto io, mi rilasso. Però ci e fino assieme. A quando possiamo cantare e Catanzaro va a cacare.